Siamo a Firenze per un incontro molto importante che ha riunito molti dei massimi esperti italiani impegnati nella lotta alle neoplasie neuroendocrine. E uno dei temi chiave dell'incontro è la multidisciplinarietà, la multiprofessionalità, proprio perché sono tante gli aspetti della malattia da tenere in considerazione. E noi ci facciamo raccontare cosa questo poi significa anche dal punto di vista pratico dal professor Gianfranco Delle Fave. Allora, professore, cosa vuol dire poi dal punto di vista operativo multidisciplinarietà e multiprofessionalità? Vuol dire solo mettersi intorno a un tavolo o c'è appunto qualcosa di molto più profondo? No, bisogna sicuramente mettersi attorno a un tavolo, però fondamentalmente bisogna sapere studiare e leggere, cioè uscire dalla propria disciplina per fare quello che si tiene in termini filosofici e fare un salto epistemologico, uscire dal proprio orto e andare a finire nell'orto accanto. Le discipline sono passate nel tempo, fanno parte dell'organizzazione medica di tanti anni fa, adesso anche all'interno della stessa disciplina, io sono un gastroenterologo, tu devi alla fine la tua professionalità svilupparla in determinati campi che non sono decisamente tutti perché non sei in grado di farlo. L'evoluzione di conoscenze e di saperi sia in aggiunta sia in levare, cioè sapere che qualcosa è inutile, e oggi alla base della medicina moderna questa patologia è probabilmente uno degli esempi più eclatanti di questa situazione. Come devono interagire questi specialisti appunto avendo al centro il paziente? Qual è anche il modello organizzativo più giusto? Il modello organizzativo più giusto è quello di formare delle reti e dei gruppi e quindi svilupparlo e fare tendere questa rete. Nel nostro caso l'abbiamo tesa prima in Europa, io sono uno dei fondatori della Società Europea dei Tumori Endocrini, e poi in Italia, dove abbiamo fondato una rete che si chiama ITANET, che è presente su tutto il territorio nazionale, cioè dare dei punti di riferimento ai pazienti con queste malattie, in modo che questi pazienti possano rivolgersi a qualcuno che è in grado di gestire patologie che non sono frequenti ma non sono rare, cioè non rientrano nelle malattie rare, sono sicuramente dei tumori rari ma non sono sicuramente dei tumori frequenti, per cui la possibilità che un qualsiasi centro, che sia un endocrinologo, un gastroenterologo, un patologo, un radiologo, un oncologo, che ne possa vedere uno o due all'anno, fa sì che di fatto tu non possa dare delle risposte e quindi chiedere aiuto al collega che magari ne vede di più degli altri. Questa rete si chiama ITANET e questa rete fa servizi. Molto bene. Lei ha sottolineato anche nella sua relazione il fatto che questa patologia cronica richiede un approccio complesso. In che senso? L'approccio complesso è richiesto dal fatto che esistono alcuni, non definitivi, marker che ti possono indirizzare verso la definizione della malattia. Non è la stessa malattia. Uso sempre il termine, quando noi andiamo a comprare in un negozio dove si vendono prodotti ortofrutticoli, fondamentalmente non tutte le frutta sono uguali, non tutto quello che compra là dentro è uguale, ci sono verdure di un tipo e ci sono frutta di un tipo, no? E questo qua noi abbiamo messo sempre assieme tutto uguale. Oggi abbiamo sollevato, sono tutti diversi, sono cellule diverse, la medicina deve essere sempre semplice quando fa questo. E più è semplice, più diventa l'approccio complesso, tener conto del paziente per sé. Il 50-60% di questi pazienti sta bene, per cui la notizia, come è stato appena detto, che di avere un tumore ovviamente li sconvolge, perché dice ma io non ho nulla, non c'ho un dolore, non c'ho niente. Più del 50% la diagnosi è occasionale. Questa diagnosi occasionale deve essere confermata in una maniera molto specifica, cioè da qualcuno che fa questo, perché noi ci troviamo spesso a vedere percorsi o diagnosi che devono essere riviste. Quindi quello che in medicina si chiama la seconda osservazione, per tradurlo all'inglese va bene, la seconda osservazione è di norma, perché c'è bisogno dell'esperto patologo, dell'esperto radiologo, e dell'esperto medico, oncologo, gastroenterologo o endocrinologo, il quale gestisca questa situazione e la deve gestire sulle conoscenze, perché vediamo che gli approcci oggi sono tanti. Se non si mettono in una logica, fondamentalmente questi approcci creano problemi. E questo è uno dei grandi servizi che noi dobbiamo fare, quello che ci resta da fare ancora, perché è tanto.
L'importante è che in ciascun punto della rete, anche in generale, appunto nei medici che possono anche occasionalmente avere a che fare con questi malati, ci sia il sospetto diagnostico e che quindi questo paziente possa poi prendere l'autostrada giusta per la cura. Esattamente, è un detto che fu individuato e fu definito da una paziente americana dell'Associazione dei tumori endocrini e che oggi fa parte, diciamo, della storia di questa patologia. È se senti un galoppo, non pensare che siano sempre cavalli, potrebbero essere zebre, difatti è la zebra il simbolo di questa malattia.